contribuito a realizzare questa iniziativa ed in particolare il socio Giovanni Rampi che fa da regia questa sera, che si sono poi assieme agli altri spesi molto per realizzare questo webinar. Prima di presentare l'ospite, passo quindi la parola per un saluto da parte del governatore Massimo Vallotta ad Andrea Kulowitz. Bene, buonasera a tutti. Porgo i saluti del dottor Massimo Vallotta, che è il governatore del distretto, e questa sera si scusa di non essere presente perché doveva intervenire a un decennale del club di Jesolo. Ecco, al di là di quello che ci racconterà il professor Meluzzi, come Rotarani stiamo mettendo un po' tutti in campo la nostra piccola parte di resilienza, al di là delle attività che stiamo facendo. Con questo nuovo modo di connetterci, come ha detto il vostro presidente, è cambiato un po' tutto, è cambiato il modo di fare, è cambiato il modo anche di interagire gli uni con gli altri. Devo dire che il vostro club sta facendo da apripista all'interno della nostra area e soprattutto anche del distretto, con degli incontri estremamente interessanti e con dei relatori di grossissimo spessore. E ringrazio anche i soci che hanno accettato e hanno sposato questo nuovo modo di relazionarci, perché oggettivamente nulla era pensabile qualche mese fa e oggi invece ci troviamo tutti qua. Ecco, un sentito ringraziamento, lo dico perché lo faccio in altre sedi, ai registi, perché gestire la serata è una cosa che non è facile. Ecco, grazie, rilascio la parola a Massimo. Buona serata a tutti. Grazie Andrea. Adesso brevemente, perché sarebbero molte, molte di più le cose da dire, passo la parola a Sofia per illustrarci il curriculum vitae del professor Meluzzi. Buonasera anche al professor Meluzzi, benvenuto nel nostro club. È un piacere per me presentare il professor Meluzzi, che è molto noto a tutti noi, però non tutti sappiamo e conosciamo tanti suoi particolari del suo curriculum vitae. Il professor Meluzzi è medico, psichiatra, psicologo clinico e psicoterapeuta, scrittore, politico e accademico. Nato a Napoli nel 1955, si trasferisce ancora bambino a Torino. Nel 1969 consegue la maturità classica al liceo statale Vittorio Alfieri con il massimo dei voti. Prosegue gli studi e si laurea in medicina e chirurgia sempre a Torino all'università nel 1980. Dal 1981 poi è iscritto all'Ordine dei Medici di Torino. Ha effettuato la specializzazione in psichiatria a Torino nel 1984 e successivamente ha seguito il training formativo in psicoterapia e psicosomatica a Roma con il professor Paolo Pancheri e il professor Maria Reda. Al termine di questo periodo di studio inizia una stagione fatta di una frenetica ricerca dell'identità e della verità, che culmina con l'incontro con la moglie Maria in Bolivia, che sposa dopo 12 giorni di frequentazione diretta e 2 mesi di telefonate. Dopo tutti questi anni sono ancora felicemente insieme. E dal loro amore è nata l'amatissima figlia Araceli. Nel 2002 è baccalaureato in filosofia presso il Pontificio Ateneo di Sant'Anselmo di Roma, che ha ottenuto sempre con il massimo dei voti e la lode. Attualmente è docente titolare del corso di psicologia di comunità nella laurea magistrale presso l'Università Salesiana con sede a Torino. È docente incaricato in psichiatria forense nel Master in Scienze Criminologico-Forensi presso l'Università Sapienza di Roma. È docente incaricato di comunicazione in salute mentale presso l'Università degli Studi di Cagliari. Inoltre, è docente anche di altri master specialistici in criminologia e psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale. È anche direttore scientifico di molte scuole ed istituti di psicoterapia e consulente per tribunali e studi legali, incaricato di perizie in materia civile e penale, familiare e minorile.
è presidente dell'Università Europea del Mediterraneo, centro collaboratore dell'OMS per Human Rights in Mental Health e anche della Società Italiana in Criminologia Investigativa di Roma. È autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche e oltre 20 monografie in materia psicologica, psicoterapeutica, psichiatrica e antropologica fisiologica. È iscritto anche all'Ordine Nazionale dei Giornalisti dal 1981. È iscritto all'Associazione Stampa Subalpina, editorialista di testate di stampa e periodici e quotidiani. È spesso nella veste di psichiatra, ospite ed opinionista nella trasmissione televisiva L'Italia sul 2 e in diversi programmi sulle reti Mediaset, tra cui Pomeriggio 5, Domenica 5, Mattino 5, Matrix e Quarto Grado. È fondatore della comunità di accoglienza per il disagio psichico ed esistenziale Agape, Madre dell'Accoglienza, e direttore sanitario di diverse comunità protette psichiatriche. È stato deputato della 12ª legislatura e senatore della 13ª legislatura. Ha aderito nel 1998 al gruppo parlamentare dell'Unione Democratica per la Repubblica, nel 1998, fondato da Francesco Cossiga. È collaboratore consulente del Festival della Diplomazia di Roma. È membro della Chiesa Orientale Melchita, viene ordinato diacono ad Homs in Siria nel 2007 e poi nel 2015 è presbitero della Chiesa Ortodossa Assiro-Caldea pre-Calcedoniana. E ultimo, ma non ultimo, è rotariano al Club di Torino. Benvenuto, professor Melluzzi, anche nel nostro Club di Padova. Grazie. Passo quindi a lei, professore, la parola per la sua relazione e grazie ancora di essere con noi. Amici carissimi, grazie di questa accoglienza festosa e fraterna. Grazie anche a quel bellissimo gatto che dava la sensazione veramente della bellezza della vita nella sua varietà. E sono molto contento di poter dire qualche cosa, spero di sensato, rispetto a una questione generale, che è quella della resilienza, ed una questione specifica, che è quella della fase storico-politica, geopolitica e anche, direi, medico-sanitaria che il nostro paese, la nostra comunità umana sta attraversando. Cominciamo dalla parola resilienza. La parola resilienza notoriamente deriva dal latino resilio, che vuol dire risalire. Se una barca, una chiatta si rovescia e 100 persone cadono in acqua, alcune annegano, ma alcune riescono a risalire sulla chiglia della barca e a sopravvivere. Quindi il concetto di resilienza ha in sé l'idea di una capacità di sopravvivere a condizioni avverse. I fattori di resilienza sono fattori che hanno a che vedere, ovviamente, da un lato con l'adattabilità, dall'altra con la capacità di reagire, dall'altra con la forza fisica, psicologica, emozionale, ma dall'altra anche con una capacità acuta di leggere la verità. Perché? Evidentemente qualunque lettura edulcorata, qualunque lettura facilitata, qualsiasi lettura banalizzata della realtà ci allontana dalla verità e tutto ciò che ci allontana dalla verità rende la nostra capacità di sopravvivere assolutamente minore. Quindi noi potremmo dire che poter fare una diagnosi corretta su quanto ci sta accadendo è una cosa che ci serve sia se ci viene fatta una diagnosi di malattia, per esempio, mettendoci quindi nelle condizioni di poter reagire nel modo migliore al morbo, oppure di fronte ad una condizione economica, se sono di fronte alla minaccia di un disastro, oppure ad una condizione affettiva. Diciamo che raccontarsi delle menzogne consolatorie è quanto di meno utile per la resilienza. Quindi occorre dare una lettura dura, al limite della spietatezza, per poter fare proprio quell'affermazione che ci dice, ci ricorda sempre che il medico pietoso fa la piaga verminosa, ed è vero. Perché raccontarsi delle stupidaggini, raccontarsi delle menzogne per consolarsi non è un modo per tirarsi su più facilmente o per sopravvivere alle procelle difficili del destino, ma è un modo per non riuscire a mettere in atto quelle giuste reazioni che invece sono necessarie per la sopravvivenza. Quindi resilienza è innanzitutto verità, resilienza è innanzitutto libertà, cioè capacità, possibilità di reagire efficacemente agli stressor ambientali, resilienza è capacità di sapere vedere oltre il velo
e oltre la cortina fumogena di molte falsificazioni che una certa realtà tende a proporci per ragioni che sono totalmente eterologhe e lontane dal bene della nostra sopravvivenza. Quindi, fatta questa premessa di carattere metodologico sulla parola resilienza, andiamo alle questioni che ritengo invece più interessanti. La questione più interessante è che cosa è successo. Cosa è successo in Italia, cosa è successo nel mondo in questi ultimi, diciamo così, 6-12 mesi, quindi direi in questo ultimo anno. Allora, una cosa che io credo quasi sicuramente successa, e mi sento di sottoscrivere quello che dico assumendomi la responsabilità, anche se non si tratta di verità di fede ovviamente, ma si tratta di verità empiriche, che io credo di poter avere dedotto ragionevolmente e razionalmente da alcune osservazioni della realtà e direi anche da alcune informazioni che sono di pubblico dominio. Quindi io non dico nulla di riservato, non dico nulla di, come dire, non noto a tutti, ma mi limito a interpretare, come certi analisti, no? Delle cose che sono fonti aperte, che sono sotto gli occhi di tutti. Una cosa che sicuramente una fonte aperta, che è stata scritta mirabilmente dal professor Montagnier, che ebbi modo anche di conoscere a Parigi nei miei anni di frequentazione, professor Laborie a Parigi, premio Nobel proprio per la virologia e per l'ingegneria genetica, è che questo virus è stato non sintetizzato, ma assemblato in un laboratorio costruito dai francesi in Cina, Wuhan, laboratorio che i francesi conoscono bene, di cui anche i servizi francesi, il giornale Le Figaro e persino il presidente Macron ha parlato, laboratorio che hanno gestito per un certo tempo e che poi per ragioni a noi ancora oscure hanno abbandonato. In questo laboratorio da almeno un decennio si trattano tratti virali, in parte provenienti da animali, in parte rielaborati artificialmente, in cui, come ci ha spiegato il professor Montagnier, in quel laboratorio veniva mixato un virus umano come quello dell'HIV con dei virus di origine animale, probabilmente di pipistrelli, ma di virus che appartengono alla famiglia degli ortoparamixovirus, dei coronavirus, cioè virus direi addirittura più che dell'influenza del raffreddore. Quindi questi coronavirus dovevano servire probabilmente, secondo lo stesso professor Montagnier, più che delle strategie di guerra batteriologica a costruire il sempre favoleggiato vaccino per una malattia da virus RNA che è l'HIV. E quindi da questo laboratorio, per qualche ragione, ad un certo punto il virus è sfuggito, è scappato ed ha dato luogo a quella che più o meno propriamente è stata chiamata una pandemia. Dico più o meno propriamente perché le grandi pandemie del passato sono state pandemie in cui, come nella peste del tempo di Narsete Belisario Bisanzio, come nella peste del 1348, quella descritta da Boccaccio, come nella peste del Manzoni dal 1627 al 1630, quella dei Promessi Sposi, come nella peste, come nell'influenza della spagnola, che costò all'Europa circa dei 25 ai 30, forse 50 milioni di morti, cioè più della somma di tutti i morti della prima e della seconda guerra mondiale, persino più dell'asiatica, che in un'Italia che ancora io ricordo nel 1960 fece circa 2 milioni di morti. Mentre invece qui stiamo parlando in Italia di una cifra incommensurabilmente inferiore, ma l'Italia è uno dei paesi più colpiti al mondo proporzionalmente alla popolazione generale. Quindi quando noi parliamo di 30.000 morti, parliamo, se calcoliamo poi il fatto che si tratta sempre di aprire una discussione, se si tratta di morti a causa del coronavirus o con il coronavirus o dell'età o delle patologie pregresse, ma diciamo che parliamo di un numero di morti complessivo che, se noi confrontiamo in termini generali, non rispetto alle cause, al numero di morti del 2019, al numero di morti del 2018, scopriremo che tra il 2017, 2018, 2020, arrivati alla fine dell'anno, non troveremo un grande scostamento nel numero di morti complessivi. E questa è una ragione sulla quale bisognerà discutere a lungo. Ma bisognerà anche capire che evidentemente di fronte a questi 30.000 morti, quasi tutti piuttosto anziani, piuttosto malinarnese, sono state prese misure sanitarie inimmaginabili, cioè degne di una situazione in cui non c'erano 30.000 morti, ma in cui c'erano 30 milioni di morti. Si dirà, ma i morti sono stati così pochi relativamente, che ogni giorno muoiono delle persone, per mille ragioni. Quindi noi non dobbiamo stupirci quando diciamo che ci sono stati 30.000 morti e sono pochi, perché l'influenza A1, H1 del 2018 ne ha fatti 22.000, quindi non stiamo, come dire, allontanandoci, scostandoci molto da dati che conoscevamo. Però quello che è interessante è che invece, per ragioni generali, sociopolitiche, mediatiche,
di varia natura, sono state prese misure in grado di abbattere il prodotto interno lordo in Italia di circa dal 10 al 20% a seconda delle stime. Quindi misure che sarebbero forse state proporzionate di fronte ad un numero di morti, come dire, di mille volte tanto. E allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una situazione complessa e tutta da leggere ancora, in cui forse non è vero che questo virus è stato liberato deliberatamente, ma è sicuramente vero che di questa situazione molti hanno fatto usi diversi. Per esempio, molto diversa è stata la reazione di paesi come la Svezia, come la Danimarca, dove non è stata presa nessuna misura di lockdown. Questo è avvenuto in parte anche, come dire, in un dibattito serrato in cui presidenti degli stati sovrani, come quello del Brasile o quello degli Stati Uniti d'America, sono stati coperti di insulti e contumelie per non avere voluto prendere misure come quelle che sono state prese in Italia, eccetera, eccetera. Quindi è una questione aperta. Ma certamente se noi confrontiamo il numero di morti e la curva dei contagi in Italia e nei paesi scandinavi, scopriamo che la curva non è così diversa. E quindi è tutto interamente da dimostrare che le misure draconiane che sono state prese siano state quelle che hanno prodotto un numero, come dicevo, relativamente basso di morti. Allora, questo è il punto da cui partire. E quindi noi dobbiamo evidentemente ragionare sul fatto che questo virus ha fatto grandi danni alla salute, ha imposto delle misure di controllo delle libertà e dei diritti costituzionali come mai si erano viste nella storia italiana, e che ad un vecchio sessantottino come me fanno dire che non avrei mai immaginato negli anni verdi della mia giovinezza, del 68 e del post-68, che per fare un golpe in Italia bastasse così poco. Perché bastasse questo per imporre un regime di polizia che chiudeva le strade, chiudeva i diritti costituzionali, legava le libertà, vietava alla gente, come dire, di poter circolare per le strade. Al di là, come dire, degli aspetti sanitari di queste misure, rispetto alle quali occorrerebbe un intero congresso scientifico. Ma certamente il fatto che tutto questo sia stato imposto con dei decreti del Presidente del Consiglio, neppure passati al Parlamento, è un monstrum giuridico. Questo l'ha detto il professor Cassese, che sicuramente non brilla per essere, come dire, un reazionario o un anti-partiti di governo, ma certamente quello che stupisce più di tutti è il silenzio dei giuristi di fronte a tutti questi. Evidentemente giuristi, magistrati, di fronte a questo clima, come dire, di terrore, ma anche direi di forte imposizione, hanno fatto un passo indietro. Allora, questo è l'antefatto, no? È un antefatto col quale bisogna misurarsi ed è un antefatto col quale bisogna a questo punto guardare rispetto alle prospettive. Le prospettive, per quello che attiene alla resilienza, ci dicono una cosa sola, che se, come dire, non, quelli che non sono morti di virus, che per fortuna, come ho detto, sono relativamente pochi, con tutto il rispetto per le famiglie in cui c'è stato qualche anziano o meno anziano un po' ammalato morto, moriranno di fame. Cioè, se non vengono prese velocemente delle misure che riaprono le attività imprenditoriali, le attività commerciali, le attività professionali e non riaprono immediatamente un circuito virtuoso dell'economia, ci porteranno ad una condizione, come dire, disastrata, totalmente disastrata dell'economia nazionale. E qui probabilmente molti di voi che sono imprenditori ne sanno molto più di me degli effetti devastanti di questa situazione. Ne voglio cantare un peana disperato, ma voglio riflettere invece su altre questioni. Una è quella che riguarda il perché delle terapie. Una delle ragioni per cui sono morte delle persone in Italia, questa è cosa acclarata, è perché all'inizio il paradigma dominante nei protocolli è che non si doveva curare nessuno. Cioè bisognava che la gente stesse a casa con la tachipirina fino a che gli bollivano i polmoni, e poi si è visto che in realtà in questa patologia la malattia che uccide non è questa strana malattia per la quale l'80% dei contagiati dal coronavirus produce una sindrome che è poco più di un raffreddore. Nel 20% c'è il rischio di produrre una polmonite che nella stragrande maggioranza dei casi guarisce da solo, una polmonite interstiziale. Nel 5% dei casi dà luogo ad una coagulazione intravasale disseminata da trombi nei polmoni e che rende ragione del perché le terapie che funzionavano e che in qualche modo si sapeva che funzionavano hanno funzionato dove sono state usate. Mi riferisco all'idrossiclorochina, che è un vecchio farmaco per la malaria, che funziona splendidamente, il Plaquenil, nella cura del virus, se dato fin dall'inizio, perché come nel caso del plasmodio della malaria, entrando nei vacuoli intracitoplasmatici disturba la replicazione virale
e quindi dà luogo ad un blocco che è stato dichiarato efficace non solo dal professor Raut, che è il più grande virologo attualmente vivente, insieme al professor Montagnier del Centro di Malattie Tropicali dell'Università di Marsiglia, ma è ormai stata, dove è stata misurata e dove è stata usata, dal mio amico professor Garavelli, primario per esempio di malattie infettive all'ospedale di Novara, non c'è stato un solo morto, dove è stata usata un'associazione di idrossiclorochina, arizotrocina, che è un antibiotico che si usa per le polmoniti, come dire, batteriche, di copertura, cortisonici per bloccare l'edema e anticoagulanti tipo l'eparina per bloccare la resistenza di trombi. Dove questa terapia è stata applicata, pochissime sono state le morti, ma parlare di clorochina sembrava quasi proibito. Perché? Perché evidentemente è un farmaco che costa 6 confezioni, 6 euro a scatola, anche l'azienda che lo produce, la Sanofi, è entrata nel consorzio per attività molto più lucrose come quelle del vaccino, e perché evidentemente un certo, come dire, luogo comune che funzionano meglio i farmaci che costano almeno 200 euro a confezione, come certi antivirali, di assolutamente non provata efficacia, non deve essere usato. E questo non può non puzzare un po' di bruciato. E questa è una considerazione in cui, come diceva un grande statista italiano, che era Giulio Andreotti, a pensare male si fa male, ma spesso ci si azzecca. E quindi che una terapia poco costosa ed efficace non venga utilizzata, anzi venga osteggiata, fino al punto di minacciare me di denunce per averne parlato in televisione, è una cosa che suscita un certo sconcerto. Ma per chi mi conosce sa che io di queste intimidazioni me ne fotto. E quindi ho continuato a parlare della clorochina, la clorochina è stata usata, la clorochina viene utilizzata, è entrata nei protocolli dei grandi ospedali, e quindi io stesso ho con me una scorta di Plaquenil, perché qualora avvertissi i sintomi iniziali del coronavirus, immediatamente me l'autosomministrerei. Ma chiusa questa parentesi, c'è da chiedersi adesso il perché di questa attesa salvifica del vaccino. Allora, questo virus è un virus RNA. È molto difficile che si riesca a fare un vaccino per virus RNA, perché i virus RNA hanno una tendenza ad una continua veloce trasformazione e ad un continuo cambiamento di morfogenesi. Pensate, per esempio, che dopo 30 anni che si cerca di fare un virus RNA per l'HIV, non ci si è ancora riusciti adesso. E quindi non c'è nessuna ragione per pensare che avremo a breve un virus efficace per il coronavirus, anche perché c'è chi sostiene, e lo ha detto il professor Tarro, altro grande quasi premio Nobel italiano per la virologia, che la cointeressenza intracitoplasmatica tra i virus antinfluenzali, in particolare il quadrivalente, che contiene anche il virus del A1H1, micidiale 1H1, e l'infezione da coronavirus è un grande fattore di rischio. Non si può non ricordare che città come Bergamo e come Brescia avevano avuto le campagne vaccinali più pervasive che si possano immaginare per la somministrazione del vaccino quadrivalente, e quindi lì effettivamente c'è stato un incremento di morti a Bergamo del 500%. Io non so se questo dipende da questo o da qualsiasi, da qualunque altra diavoleria, ma dove questo non è avvenuto, come nelle regioni del sud, il numero di morti è stato assolutamente inferiore. Veniamo alla questione, come dire, delle grandi strategie planetarie. Cioè, sarà vero che il professor Fauci, come dire, capo dell'equipe mal sopportato da Trump alla Casa Bianca, già nel 1917 preconizzava una grande pandemia di un virus di questa natura? Sarà vero che Bill Gates aveva già investito grandi, aveva fatto già grandi investimenti su campagne vaccinali planetarie da realizzarsi anche con l'uso di un cerotto con inoculazione intradermica di aghi quantistici che consentono una mappatura corporea persino con i satelliti 5G? Facciamo attenzione a non entrare nella dietrologia mitica, come dire, è ridicola, ma queste cose sono vere però. Cioè, sono vere che questo progetto di cerotto c'è, sono vere che ci sono progetti veri di connessione tra le reti 5G e questo tipo di mappatura, e che il grande sogno di Bill Gates è quello di impiantare a tutti un bel microchip sotto pelle per poter avere la piena tracciabilità degli spostamenti umani, che una parte di persone pensa che questo garantisca maggiore sicurezza, maggior salute, maggiore protezione dalle malattie, maggiori, minori rischi per la criminalità, eccetera, eccetera, eccetera. A me, che sono un vecchio cristiano ortodosso, viene in mente il segno della bestia del libro dell'Apocalisse, il 666, il marchio che dovrà essere portato sotto pelle, sulla mano destra o sulla fronte, di fronte alla bestia,
dell'anticristo e senza il quale nessuno potrà vendere, potrà comprare. La mia visione dell'uomo, la mia visione della vita è talmente anarco-libertaria che un'idea di questo genere mi terrorizza, ma non perché io alla mia età abbia niente da nascondere, sia ben chiaro, ma perché lo considero una mortificazione della condizione umana. Ma è difficile non pensare che di questa epidemia o di questa pandemia o presunta pandemia qualcuno non pensi di poter fare un uso politico. Ma lasciamo stare le cose un po' futurologiche alla Bill Gates e alle grandi strategie planetarie e guardiamo invece a un'Italia nella quale già oggi questo virus venuto dalla Cina, questo virus sbarcato dalla Cina, e nessuno può accusarmi di negazionismo, perché tutti chi mi conosce un po' sa che io già nel mese di febbraio gridavo sull'arrivo del virus cinese, coperto di contumelie, accusato di essere un fascio leghista, dicendo che era un allarmista, quando tante anime belle, anche che fanno parte dell'attuale compagine governativa, dicevano che bisognava mangiare gli involtini primavera, abbracciare un cinese, faceva vedere le foto delle bambine cinesi, non sono un virus, l'unico virus è il razzismo. Quindi figuriamoci se io, come dire, non ero consapevole. A quel momento sarebbe bastato chiudere le frontiere e probabilmente non avremmo avuto neanche questi 30.000 morti, come non li ha avuti la Grecia, come non li ha avuti Israele, come non li ha avuti la Slovacchia, come non li ha avuti la Slovenia, come non li ha avuti l'Ungheria. Però sono paesi un po' sospetti, un po' troppo razzisti, un po' troppo... E quindi diciamo che qui in Italia i cinesi dovevano continuare ad arrivare e puntualmente sono arrivati e con essi il virus, come è inevitabile. Ma adesso la mia sensazione è che abbiano ragione, come dire, non soltanto il professor Montagnier, ma anche i servizi segreti israeliani, il Mossad, che ha fatto una conferenza stampa in questa direzione, e che dice che chi ha studiato il corso di questo virus sa che un virus artificiale, che non ci mette 800 anni come il virus del pipistrello a selezionarsi, ma che viene costruito in un laboratorio, viene montato in un laboratorio, ha un tempo di disinnescamento di circa 70 giorni. Ed effettivamente, come ben vedete, nonostante le grida di allarme, nonostante i grandi virologi alla Pregliasco, che sono sempre da faccia della Litizzetto, come una specie di trio comico, che tutti questi scienziatoni, come dire, che prendono le farfalle, come dire, continuano a dire che l'epidemia c'è, l'epidemia tornerà, l'epidemia ci travolgerà in autunno, come ben vedete, nonostante tutto, le rianimazioni sono vuote. Quando parlano di aumento di contagi, parlano di aumenti di contagi che prima o poi riguarderanno tutti, perché un virus depotenziato che gira ci farà tutti positivi dal punto di vista, come dire, sierologico, e anche dal punto di vista virologico, prima o poi, se noi andassimo a cercare quelli che hanno avuto i segni di un virus micidiale come la 1H1 dell'influenza aviaria e suine, scoprirà che tutti noi negli anni precedenti siamo stati attraversati da questo virus. Quindi se noi pensiamo di poter dire che i veri colpevoli sono i portatori sani e continuiamo a parlare di contagiati come se si trattasse dell'Ebola, è chiaro che vedremo sempre dei numeri sballati. La verità è che in questo momento quasi più nessuno sta morendo di questo virus, di cui pure sono morti già in pochi. E quindi è molto probabile che questo virus si stia depotenziando, ma questo lo dicono ormai anche i virologi un po' rispettabili che si vedono anche in televisione. Allora, qual è il vero problema? E perché questa necessità di prolungare l'allarme? Perché questi riflessi geopolitici di questa super malattia che è stata la malattia più pubblicizzata della storia della medicina? Beh, le ragioni sono tante, anche perché, come sempre, nell'eterogenesi dei fini si intrecciano tante finalità. Una semplice, appunto, è quella dei cinesi che già adesso stanno girando per l'Italia acquistando con le loro mazzette di contanti ristoranti, alberghi, botteghe fallite, o altri che sognano dalla Germania di imporre una patrimoniale che risolva quello che io chiamo il paradosso Formica. Rino Formica, commercialista socialista di Bari, diceva tanti anni fa, ai tempi ancora di quel puzzone di Craxi, il convento è povero ma i frati sono ricchi. E cosa voleva dire? Voleva dire che i tedeschi non sopportano che in Italia ci sia un patrimonio, una patrimonializzazione immobiliare molto superiore a quella della Germania, che ritiene giustamente forse di essere più ricca dell'Italia. E quindi per risolvere il debito degli italiani l'ideale sarebbe che venisse fatta una bella patrimoniale del 20% in cui gli italiani consegnassero ad agenzie immobiliari tedesche, a banche tedesche, i loro risparmi privati per ripianare i debiti dello Stato. Mi sembra che sarà quello che perseguiranno fino in fondo. Se leggiamo le dichiarazioni di Schauble, ma alla fine anche quelle della Merkel, vedremo che lì punteranno i tedeschi.
sperando insieme ai cinesi di potersi aggirare come dopo un terremoto tra le rovine, come dire, dell'economia italiana, per poter ancora rampare magari un Rolex rimasto tra le macerie o qualche argenteria di famiglia per portarsela a casa. Ecco, se noi accetteremo questa logica antinazionale, pseudo-europea, globalizzata, saremo fottuti. Semplicemente ci saremo consegnati ai Soros di turno e ci saremo consegnati, come dire, alla perdita non soltanto della sovranità monetaria, ma di ogni dignità, non soltanto nazionale, ma direi comunitaria, locale, del nostro destino e quello dei nostri figli, delle nostre aziende produttive. Allora, queste mi sembrano un po' le grandi questioni. Partendo da queste grandi questioni, io non mi unisco al coro come la Bellucci o Robert De Niro, che dalle loro ville con piscina, con spa e con bagno turco nei dintorni della foresta di Fontainebleau o del Bois de Boulogne ci dicono: non vogliamo che il mondo ritorni come prima, quindi utilizziamo questa grande crisi perché gli esseri umani smettano di andare in macchina, smettano di andare nei supermercati, vivano miseramente, possibilmente con un salario di cittadinanza da 600 euro, in maniera che i nostri indecenti privilegi siano ancora più privilegi e siano ancora indecenti. Ecco, la mia natura, come dire, di vecchio socialista mi rende ancora molto alieno ad una visione così ripugnante del privilegio. E quindi credo che tutti quelli che nel gretinismo ci dicono adesso col virus il mondo non sarà mai più come prima, vedremo le montagne dell'Himalaya, andremo meno in macchina e useremo energie rinnovabili e non mangeremo più le bistecche perché mangeremo soltanto i fagioli di soia, eccetera, 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 dicano una valanga di sciocchezze. Perché la decrescita felice potrà piacere soltanto a qualche psicopatico, per lo più soltanto nutrito da una visione, come dire, unilaterale del mondo. Ma d'altra parte, un paese che è riuscito a regalare il 32% dei voti al partito di un personaggio come Beppe Grillo, è chiaro che non può che versare in queste condizioni. E quindi io credo che questa questione non sia una questione irrilevante. E credo che ci sia qualcuno che davvero pensa di poter lucrare dal punto di vista geopolitico e complessivo su questa situazione. Io credo che le persone avvedute, soprattutto quelli che hanno delle responsabilità, come gli imprenditori e come gli intellettuali, debbano in qualche modo resistere. Purtroppo il mainstream, cioè i giornali, i grandi telegiornali nazionali, le grandi reti, i grandi quotidiani, sono tutti dall'altra parte. Io non ho nessuna parte politica, se non, come vedete, ho citato soltanto vecchie espressioni di un socialismo nazionale, ma non ho, come dire, preferenze in questo momento specifiche per nessun partito, però vi dico che se gli italiani non riscopriranno la forza e la dignità di difendere innanzitutto i loro concreti interessi nazionali, saranno spacciati, cioè consegnati ad un'Europa decerebrata, finanziarizzata, governata dalle banche, governata dalle grandi finanziarie, che ha privato l'Italia di ogni capacità di monetazione, quindi di infondere vero capitale. Adesso stasera ho sentito qualche cosa sullo sfondo della conferenza stampa di Gualtieri e di Conte, che diceva che adesso, dopo i bazooka e tutto il resto, arriveranno montagne di miliardi per le aziende e per tutto il resto. Per il momento non è arrivato ancora un soldo neanche a quelli della cassa integrazione, quindi staremo a vedere. Naturalmente poi ogni narrazione è diversa, ma io credo che ognuno debba usare la testa, innanzitutto non solo perché ce l'ha sopra il collo, ma anche perché questa testa deve servire a leggere spietatamente la realtà. Perché se questa lettura non è adeguata, se questa lettura è edulcorata, questa lettura è viziata da un mainstream unidirezionale, e se per questa lettura Trump è sempre un nemico, Putin è sempre un fascista, la Merkel è buona e, come dire, dobbiamo essere tutti allineati e coperti dietro il paradigma di un deep state planetario, buonista ma assassino, come spesso succede in tante cose, noi rischieremo di trovarci non in braghe di tela, ma anche senza queste braghe. Ecco, io purtroppo non potevo parlare a lungo perché purtroppo ho un altro paio di collegamenti questa sera, però lascio adesso perché credo di aver lanciato abbastanza sassi nella piccionaia per lanciare la possibilità a qualcuno di fare qualche domanda prima di purtroppo dovermi congedare da voi. Grazie e buona serata. Intanto grazie professore della relazione e del tempo che ci ha dedicato. Devo dire che la sua è sicuramente una voce fuori dal coro e l'abbiamo sentita chiara e precisa. Sicuramente penso ci siano delle domande, quindi se qualcuno vuol fare qualche domanda apriamo pure il dibattito.
o li ha lasciati tutti senza parole? Ma ho detto del caso, ho detto delle ovvietà. No. Non ho espresso neanche un'opinione, mi sono limitato ad elencare dei fatti che sono dimostrati. No, ma era una battuta la mia sono leggibili. Fatti che sono su fonti aperte, basta leggerle. Certo. Forse è il caso di chiedere, se qualcuno ha delle domande, di alzare la mano. Sì, per quelli che non vediamo sicuramente sì. Ci sono... Sì. Posso? Sì, prego. Sono Luigi Chieco Bianchi e non ho grandi preparazioni in psichiatria o in psicanalisi, per cui mi trovo un po' in difficoltà nel controbattere le indicazioni e le informazioni che ci ha dato il dottor Meluzzi. Tuttavia, mi pare che sia un po' così fuori luogo ricordare quello che ha scritto e che ha detto recentemente il professor Montagnier, perché molti ricercatori, direi quasi tutta la comunità scientifica, è in disaccordo con quello che ha detto il professor Montagnier. È strano perché il professor Montagnier ha collaborato e ha trovato il virus dell'AIDS, che è un retrovirus, come sa il professor Meluzzi. E come tutti i virus RNA, ha delle piccole sequenze ripetute che si trovano in tutti i virus RNA e che servono appunto per la replicazione dello stesso RNA. Quindi sono delle sequenze presenti in tutti i virus, quindi non solamente nell'HIV. Questo è il numero uno. Altre indicazioni che il professor Meluzzi ci ha dato è sulla clorochina. Peccato che ci siano dei trials clinici, oramai più di uno, che dimostra chiaramente che la clorochina non ha alcun effetto né a livello di replicazione virale né a livello di alleviazione dei sintomi, della sintomatologia, né tantomeno appunto a far diminuire le morti. E infine, quello che però mi sento di poter certamente dire verso il professor Meluzzi, non mi pare che sia il caso di diffamare dei ricercatori, colleghi come il professor Fauci, che si batte da tempo contro quello che è la indisponenza del presidente Trump verso la prevenzione in Stati Uniti d'America della diffusione del contagio HIV. Ecco, io questo non lo consento, professor Meluzzi. Grazie. Se vuole rispondere, poi se no ci sono... prendo pacificamente atto, le mie risultanze sulla clorochina sono di segno esattamente opposto. Per quello che riguarda i virus e l'RNA, sono nate montagne e dovizie di studi che parlano, anche un indiano molto importante, sulla inattendibilità del fatto che questo sia un virus naturale, ma questo cambia poco, tra l'altro, rispetto al suo esito. E quanto al professor Fauci, mi pare che ci siano da dire mille cose, anche, vede, non so se si tratta di un collega, immagino di sì, visto che parla con grande competenza di queste cose, quindi di un medico. Bisogna sempre vedere, sa, quali sono le fonti e i grant e i fondi di cui ognuno, come dire, si finanzia e vive. Quindi quello che viene detto del professor Fauci potrebbe essere detto di chiunque altro, e le polemiche attinenti al professor Fauci sono talmente forti che è sottoposto in questi giorni in un'audizione dal Senato americano. Quindi lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. C'era anche il professor Ecker, se non sbaglio, che aveva chiesto di fare una domanda. Sì, molto volentieri. Niente, direi concordo con lei che di pandemia si può parlare, ma non è stato quella pandemia che tutti ricordiamo. Ma la mia domanda è questa. All'inizio non si è affrontato il problema in modo chiaro. Io lo dico, io ho una ventina di pazienti miei, tra cui alcuni medici, che hanno, ai primi sintomi ho iniziato con la terapia con col Plaquenil, con la eparina a basso peso molecolare, l'antibiotico, l'ossigeno, e di questi 20 nessuno ha avuto complicanze. Sono le mie stesse evidenze queste. Mentre finora tutti dicevano stai a casa, ti chiamo due volte al giorno, se peggiori ti ricovero, e aspettavano che la malattia evolvesse in questa maniera. Questa è stata veramente la cosa sbagliatissima.
Pertanto adesso, se questa pandemia, questa situazione verrà affrontata con questi nuovi farmaci, anche adesso la plasmaterapia, tutto quello che c'è, abbiamo dei dati abbastanza importanti, se andiamo avanti con questa metodica certamente spaventa meno. E certamente alla fine vedremo che se l'economia non riprende saranno più morti di fame che non di quelli che la pandemia o presunta tale ha causato. Pertanto io sono d'accordo con lei, volevo sentire che lei rimarcasse questa idea che certamente io ho toccato con mano. Grazie e complimenti. Ma vede, purtroppo non sono dati miei, io, se non quelli aneddotici, anch'io dei colleghi curati. Però devo dire che anche dove sono stati fatti studi controllati in questo campo, soprattutto, come dire, dove sono stati associati anche gli anticoagulanti, perché per lungo tempo in maniera molto erronea non sono state fatte le autopsie, perché i pazienti venivano bruciati subito, si è visto che la vera causa di morte era un accido, una coagulazione intravasale disseminata, intrapolmonare, che ad un certo punto rendeva le ventilazioni forzate non solo inutili, ma in alcuni casi addirittura controindicate. Quindi quando questo protocollo è stato applicato per arrivare fino all'ultimo passaggio del plasma, quando non ci sono altre risorse, evidentemente questa malattia è stata una malattia non curabile, curabilissima. Quanto al fatto che si morirà più di fame che di questa malattia, credo che non ci sia ombra di dubbio. Ma questo lo vedremo a breve, fino ai mesi dell'autunno. Va bene. Non so se ci sono altre domande. Chiedo aiuto a chi è in regia. Al momento in chat non vedo nessuna domanda, se magari qualche attendee vediamo c'è una mano alzata. Donatella Cagliaro vuole per caso chiedere qualcosa? Diamo la parola. Vorrei intervenire io, Alessandro. Prego, sì. Prego. Sono in linea? Sì. Sì, buonasera. Io sono un collega. Io ho appena pubblicato sull'American Journal of Transplantation problemi di Covid-19, ok, nel trapianto di polmone. Quindi questo è un argomento che conosco bene per via, purtroppo, delle difficoltà che ho incontrato in corsia. Io però, no, senza entrare così nel dibattito, vorrei però sottolineare che alcune informazioni che lei ha fornito non trovano riscontro nella letteratura internazionale che io seguo per motivi di lavoro. E vorrei dire tre cose. Il primo, gli studi del professor Raoult li conosco molto bene, ok? E ancora in questo momento il New England Journal of Medicine, che lei conosce, sta ancora mettendo in discussione la credibilità di quei dati. Quindi quegli studi lì con l'idrossiclorochina ancora non è stato detto l'ultima parola, e domani c'è uno studio multicentrico che si chiama Destiny che dovrebbe rilasciare i dati preliminari e riguardano anche una coorte trattata con la combinazione azitromicina e idrossiclorochina. Quindi non ci sono dati che dicono l'idrossiclorochina in questo momento va bene, non ci sono questi dati. La seconda cosa è che io sono rimasto un po' sorpreso, perché è vero che ci sono stati, solo per modo di dire, 30.000 morti sino ad oggi, però lei si deve ricordare che noi dall'8 marzo siamo in una condizione di lockdown, e quindi quello che sarebbe successo senza il lockdown nessuno di noi lo può dire. In particolare, usare come riferimento l'H1N1 come infezione, cioè, voglio dire, non è corretto, perché nei confronti dell'H1N1 non c'è stato nessun isolamento e nessun lockdown. Quindi paragonare 20.000 verso 30.000 morti non mi pare che sia corretto. Finisco con un altro punto. Mentre lei parlava, io ho guardato un sito che lei conosce molto bene, che è il sito coronavirus della Johns Hopkins. E anche qui il dato lo conoscevo, ma l'ho verificato per correttezza intellettuale. Allora, lei ha parlato di Svezia e di Danimarca. Io ho guardato non solo la Svezia, ma la Danimarca e la Finlandia. Allora, risulta che la Svezia, come giustamente lei ha detto, non ha messo in moto nessun lockdown. Ebbene, dal calcolo fatto pochi minuti fa, risulta che in Svezia ci sono 4 volte
più morti per milioni di abitanti, 4 volte rispetto alla Danimarca e ben 8 volte rispetto alla Finlandia. Questo lo dobbiamo dire a chi ci ascolta, che quindi non è vero che il lockdown in Scandinavia non abbia portato dei risultati molto vantaggiosi. E mi fermo qua. Ecco, io mi baso solamente sulla parte puramente tecnica e la ringrazio del suo intervento, però è corretto che io condivida con i soci, con chi ci ascolta, queste informazioni. Grazie. Certo. Grazie, Manuel. Io vedo, credo che questi conti epidemiologici si potranno fare solo alla fine. Facendo. Certamente, come dire, è un po' una verità lapalissiana che se nessuno entra, nessuno esce, nessuno si incontra, nessuno si muove, la trasmissione di qualsiasi cosa, persino del virus del raffreddore, si trasmette di meno. Quello che va discusso sicuramente è l'insieme di queste cose. Per cui probabilmente questi conti dovranno includere anche quanto è accaduto non soltanto in Finlandia, in Danimarca, in Svezia, ma quanto è accaduto in Russia, quanto è accaduto nel criticatissimo Brasile, quanto è accaduto negli Stati Uniti, quanto è accaduto nei paesi africani, dove sorprendentemente sembrerebbe che il virus non si sia esteso, quanto è accaduto nei paesi medio orientali, quanto è accaduto in Israele. Quindi se avessimo un'organizzazione mondiale della sanità degna di questo nome, come dire, che non abbia come primo finanziatore la Cina e come secondo finanziatore Bill Gates, probabilmente saremmo in grado di avere nel sistema della sanità dei dati epidemiologici attendibili. Naturalmente io sono diventato talmente vecchio e talmente malfidato da prendere in considerazione le pubblicazioni scientifiche che riguardano il professor Rauti, il Centro di Medicine Tropicale di Marsiglia e il New England, anche sulla base dei grant e dei finanziamenti delle grandi case della Big Pharma che sostengono le ricerche e anche le riviste. Questo non me ne voglia, ma mi permetto di dirlo. Benissimo. Andrea Scalavini. Andrea, se vuoi... No, stavo parlando con il microfono. Buonasera, professore. La ringrazio per la sua relazione. Io esco dal tema sanitario e entro in quello invece geopolitico che tra l'altro mi interessa personalmente di più. Condivido quello che lei ha detto sulla parte geopolitica del suo discorso. Mi piacerebbe capire anche da parte sua quale sarebbe secondo lei una via d'uscita, soprattutto un'opzione dell'uscita dell'Italia dall'euro, se lei la ritiene una cosa utile o assolutamente dannosa. Grazie. È una domanda da 1 milione di punti, soprattutto se fatta a un non economista. Io posso dirle quello che penso così da cittadino. Io da cittadino, nella mia ingenuità, penso che situazioni di crisi di questa natura, l'unica possibilità economica, ma questo lo si legge anche nei manuali dell'economia monetarista, sia quella di pompare potenti risorse monetarie all'interno del sistema produttivo, che è quello che ha fatto la Germania, è quello che stanno facendo la Francia e altri grandi paesi europei che hanno maggiore autonomia monetaria, anche perché, diciamo così, sarebbero meno indebitati dall'Italia. Anche se poi sulla solvibilità dei titoli spazzatura nelle banche tedesche si potrebbero fare lunghi discorsi. Ma al di là di questo è chiaro che se io ho una situazione di depressione produttiva, di depressione economica, di depressione commerciale, se io non pompo denaro fresco dentro l'economia, sono spacciato. Allora, siccome noi non abbiamo sovranità monetaria e non possiamo pompare euro stampandoli come si sarebbe fatto ai tempi, come dire, della vecchia monetazione, quindi accettando anche l'inflazione, ma dovendo dipendere da vincoli europei, questa misura non è possibile con degli euro, notoriamente. Allora, io penso che la vecchia idea dei mini bond, la vecchia idea anche, io direi addirittura di una seconda moneta italiana, la lira, che tutto sommato è stata resa non convertibile soltanto da una legge Monti del 1912, dopo la prima perdita per gli accordi europei della sovranità monetaria. E quindi pensare ad una seconda moneta di circolazione interna in una condizione di crisi disperante come quella attuale non mi sembra così ridicolo. Lo ha fatto la Cina per tanti anni, quando aveva lo yuan e il renminbi, per esempio. Lo ha fatto l'Italia nel primo dopoguerra con le am lire. Lo hanno fatto tanti paesi, persino la Russia ai tempi di Gorbaciov, al tempo del rublo. A cosa servirebbe una moneta a circolazione interna? Ma servirebbe a tante cose, anche perché poi sa, c'è l'economia dei mercati internazionali, ma c'è anche l'economia dei mercati rionali.
Se io sono un medico e accetto di prendere 100.000 lire per una visita e da queste 100.000 lire prendo 10.000 lire per andare a comprare 2 chili di patate dal contadino qui di fianco a casa mia, è vero che lui con quei 10.000 euro non potrà andare a Parigi alle Folies Bergères, io non potrò andare a Berlino a sentire suonare rock con quelle 100.000 lire, ma non è importante perché io non vado a Berlino e lui non va a Parigi, ma usiamo nella circolazione interna di questa microeconomia un volume di ricchezza reale. Questo è un tabù assoluto in questo momento, nonostante quello che il professor Bagnai ha più volte spiegato, no? Anche dal punto di vista della sovranità monetaria. C'è poi l'altra grande questione che io considero molto importante, al di là della monetazione, che evidentemente è un argomento piuttosto eversivo, no? Che apre mille questioni. Io penso che sarebbe stato sufficiente, forse, per rastrellare vero denaro privato italiano, per stanare, come dicono molti politici, quei soldi che gli italiani tengono nascosti sotto la mattonella, l'emissione di un titolo a lunga scadenza, un BTP, come si disse nel grande prestito alla nazione del 1946, irredimibile, cioè rispetto al quale lo Stato garantiva che non avrebbe mai imposto nessun balzello su quel titolo e sui suoi modesti interessi, né men che mai avrebbe fatto domande sulla provenienza di quel denaro. Voi mi direte, ma questo farebbe riciclare i soldi della mafia, questo sarebbe l'economia. Però guardate che soltanto attraverso una spinta, come dire, che consenta di rimettere nell'economia legale le grandi quantità di risparmio privato italiano, ma non togliendoglielo con una patrimoniale, ma consentendo di reinvestirlo con una sorta di prestito alla nazione, di cui ci sono molti precedenti, sia durante il ventennio fascista che dopo, nel 1946-47. Quindi io credo che siano delle misure, ma sono misure che esigerebbero una classe politica nazionale forte, dignitosa e autonoma, di cui in questo momento non vedi segno. Allora, c'erano altre domande? Una domanda. Scusa, come si fa per fare una domanda? Non riesco ad alzare la mano. Adesso ti passiamo la parola. Donatella. Ciao Donatella. Allora, buonasera a tutti. Io sono un ospite da un altro club, sono Optimist Padova, The Club di Padova. Ringrazio per l'opportunità che ci è stata offerta. Volevo tornare un attimo sotto l'aspetto scientifico-sanitario, perché mi sembra che il professore abbia fatto un cenno nella sua interessante relazione alle comunità di Bergamo e di Brescia che hanno avuto questo, come dire, sono state attaccate pesantemente dal virus, nonostante avessero fatto in maniera molto, come dire, approfondita la vaccinazione contro l'influenza classica. La mia domanda è molto pragmatica. Per la prossima stagione autunno-inverno, io che sono, come dire, una persona che si vaccina, che, come dire, assumo il vaccino anti-influenzale da circa una ventina d'anni, è possibile continuare a vaccinarsi contro l'influenza normale oppure dobbiamo, come dire, riflettere, nel senso che andiamo incontro più a problemi che non a soluzioni? Ma guardi, io non le rispondo perché non voglio essere espulso dall'ordine dei medici, perché devo lavorare ancora per un po'. E quindi non voglio e non posso rispondere a questa domanda. Va bene. C'è Ludovico Carturani. Posso fare una domanda anch'io? Prima Carturani, prego. E il microfono è aperto. Ah, grazie, grazie mille. La medicina e la storia della medicina è costellata, io sono un medico e sono un collega, di sicuramente di atteggiamenti contraddittori. Semmelweis, che è, diciamo, il papà della sepsi, a suo tempo venne saggi di primissima grandezza come Virchow ed altri ancora. E purtroppo finì, morì in un manicomio. Questo nonostante le sue osservazioni, per cui definite banali, come quella di lavarsi le mani prima di andare in una sala del parto, venissero addirittura derise. Quindi la storia della nostra specialità, della nostra della medicina in generale, è costellata di atteggiamenti tra di loro contraddittori.
Non vorrei ricordare anche tra questi, per esempio, il Nobel per quanto riguarda la scoperta dell'insulina, dove addirittura i due candidati Nobel giunsero alle mani. Quindi queste considerazioni logicamente avranno bisogno di essere viste alla luce di una certa, diciamo così, attenzione di tipo storico, lasciare decantare quelle che sono tutta una serie di argomenti. Purtroppo ne sapremo qualche cosa soltanto fra qualche tempo. E anche gli atteggiamenti, diciamo così, che potrebbero sembrare contraddittori del professore, in realtà fra qualche tempo potrebbero anche essere riconosciuti veri o quantomeno degni di attenzione. Questo volevo dirlo un po' a tutti i colleghi, perché fa proprio parte della nostra specialità, della nostra scienza, l'imperfezione e spesso la contraddizione. Non era una domanda, ma è più che altro una affermazione che probabilmente potrebbe trovare d'accordo tutti, sia il mio amico Cozzi che il professor. Grazie Ludovico. Alla fine non ti abbiamo sentito molto perché andava e veniva un po' l'audio. Comunque abbiamo capito. Grazie dell'intervento. Prego. Non so se vuole rispondere, anche se non era proprio una domanda. Sono naturalmente sommamente d'accordo. Anche perché quella che è la scienza, ma anche l'arte medica, è qualcosa che si è sempre avvalso, cioè, di un metodo dialogico, che oggi una certa medicina, come dire, giustamente detta medicine evidence-based, basata sulle evidenze, relega invece a una serie di testate di ricerca, una serie di referee, a una serie di luoghi e modi di ricerca in cui basta guardare quali sono le fonti economiche che li sostengono per capire che c'è quantomeno una sospetta correlazione tra le fonti, come dire, di questo denaro che viene principalmente dalle grandi multinazionali del farmaco e l'orizzonte e l'esito delle terapie. Ecco, quello che è avvenuto ai tempi di Semmelweis, di Koch, di Pasteur, ma direi persino di Gerolamo Fracastoro, no? Padovano, peraltro, se ricordo bene, o giù di lì, che aveva a che vedere con la teoria dei miasmi. Quando qualcuno ha detto, con grande sorpresa, ma forse il virus cammina negli sistemi di areazione. Ma questa è una cosa che già Gerolamo Fracastoro, come dire, con quei medici peste, con il becco e con le erbe aromatiche dentro, aveva capito. Cioè, una delle cose più sorprendenti di questa pandemia, per dirla così, è che ci si è occupati di tante cose, tranne per esempio che della sterilizzazione degli impianti di areazione forzata delle navi, degli aerei, dei treni, dove si è passati in certe navi in quarantena, dove gli ospiti della nave erano in quarantena in cabina, da 2 contagiati a 100 contagiati durante la quarantena, o la nave militare francese con 900 contagiati. E nessuno ha pensato che in un impianto di reazione forzata un virus come il coronavirus evidentemente cammina. Poi vi diranno, ma c'è riciclaggio, c'è più riciclaggio, c'è meno riciclaggio. Io so soltanto che nei miei lunghi anni di viaggi sui treni Freccia Rossa, ancora prima del coronavirus, era difficile in tempi di influenza salire su un treno in cui la gente starnutiva e tossicchiava e scendere senza starnutire e tossicchiare. Quindi, su che cosa si annidi negli impianti di areazione, al di là dei virus, pensiamo alla legionella, a tutto il resto, ci sarebbe da aprire un capitolo. Però stranamente di alcune cose come queste non si parla. Cioè si dice nelle chiese non si va, anche se le chiese sono alte, mentre invece ci si può affollare nei supermercati, dove c'è l'aria condizionata. Questo fa parte, secondo me, di uno di quei preconcetti, come diceva il collega, come quelli delle mani di Semmelweis, no? Dove i medici che uscivano dalla camera settori andavano dalle puerpere, naturalmente le contagiavano, e che quindi, evidentemente, in questa logica dell'ipse dixit, no? Di un dogmatismo sanitario governato dalle grandi multinazionali del farmaco, non ci fa ben sperare, caro collega, su questa dimensione umanistica in divenire dialogica e critica della medicina, che ha bisogno non solo dell'insuperabilità del rapporto medico-paziente, ma anche di una dimensione di libertà, di ricerca e di pensiero di cui non vedo più le tracce. C'era un'altra domanda. Giorgio Borin. Giorgio. Sì, grazie per intanto complimenti, perché è sempre interessante ascoltare le persone che hanno una visione
diversa rispetto a quella diffusa dai media, che sono appunto televisioni o giornali. Quindi mi piace sapere che c'è qualcuno appunto che la pensi in maniera diversa. Io ho una visione che in questo periodo si sta diffondendo tanta paura. La paura, secondo me, è anche infondata, è anche un sistema che non con questo modo di chiudere tutti assolutamente provoca un sistema di terribile di danno alla nostra economia. Facendo che cosa? Chiudendo tutto, non si sa mai se è corretto sparare al virus, oppure se spariamo magari all'innocente. Non sappiamo se veramente questo sistema è un sistema che uccide l'amico e non il nemico. Quindi io vorrei che ci fosse un sistema alternativo al lockdown, perché non è possibile che le attività industriali, commerciali e quant'altro rimangano chiuse e siano queste, e soltanto queste, la forma di diffusione del virus. Naturalmente sono d'accordo. Prego. Prego, professore, se vuole. Ma no, naturalmente sono d'accordo, ovviamente. È chiaro che il problema sull'utilità o non utilità del lockdown è qualcosa di cui potremmo discutere. Poi bisogna capire, no, che cos'è questo lockdown e come si struttura, perché per lungo tempo abbiamo sentito che prima le mascherine non servivano, poi le mascherine servivano un po', poi le mascherine erano indispensabili, poi bisognava distinguere dalle mascherine egoiste e quelle altruiste. Adesso le mascherine le devono indossare tutti anche fuori. Cioè, alla fine, per un lungo tempo, i cosiddetti esperti accreditati hanno detto cose tra di loro completamente contraddittorie, cambiando anche rapidamente nel giro di pochi giorni. Quindi anche su che cosa sia questo lockdown e quali siano i contorni, ci sarebbe da discutere, lo citavo prima. Per esempio il fatto che si possa andare in tabaccheria durante il lockdown, si possa andare al supermercato in code interminabili, in ambienti ad aria coatta condizionata dall'incertissima sterilità, e non si possa andare, per esempio, in piccoli gruppi in una chiesa, è una cosa che trovo sorprendente, capito? Però tant'è, capisci? Cioè, questo è, quindi cosa sia sto lockdown è una cosa, come dire, che alla fine, come tutte le cose, è basato da una parte sull'empiria, dall'altra sull'arbitrio. Adesso, come dire, decidiamo che nelle spiagge deve esserci una distanza, non so, di 6-7 metri tra ogni ombrellone. Da qualche altra parte si dice di meno, da qualche altra parte si dice di più. Cioè, però in compenso quello che possiamo dire è che abbiamo visto volare elicotteri, droni, mezzi della Guardia di Finanza e della Polizia per lanciarsi sul signore che portavano a spasso il cane a fare la pipì, e che non abbiamo mai visto, per esempio, durante gli sbarchi di migliaia di clandestini sulle coste italiane. Ecco, questo spiegamento di droni, di elicotteri, di forze dell'ordine, l'abbiamo visto per della gente che usciva a portare il cane a fare la pipì, e non l'abbiamo visto invece in altre questioni molto più pericolose. Quindi questo vuol dire che quando una verità scientifica, presunta scientifica, è nutrita da un'ideologia, bisogna essere insospettiti. Bene, mi pare di capire che non ci siano altre domande. Bene. A questo punto provo io a porle una domanda, nel senso che quello che era un po' l'argomento della serata era appunto la resilienza. Di fronte a una situazione come quella che si è consolidata, un po' di confusione, nel senso che tanti pareri, tante opinioni, tante cose dette in molte occasioni si sono contraddette, come possiamo tenere un equilibrio e continuare a pensare di portare avanti imprese, iniziative, le nostre professioni? Nel senso, fino a quanto possiamo, secondo lei, umanamente resistere a situazioni di stress come quelle che stiamo vivendo in questo momento? Ma io posso dirle un dato certo, che il numero di suicidi in Italia è aumentato già dal 10 al 12%, che è un numero abbastanza considerevole, no? Se lei pensa che siamo soltanto all'inizio di questa crisi, questo le dà una misura di quali potranno essere gli effetti. Ma io non mi permetto di dare delle ricette di psicologia di massa.
Io all'università insegno psicologia di comunità, le dico da questa della psicologia di comunità, a me sembra che l'unica cosa che le persone debbano rivendicare di fare e di poter fare il più in fretta possibile è di tornare naturalmente e ordinatamente alle loro occupazioni. Cioè che chi faceva il ristoratore possa tornare a fare il ristoratore, chi faceva il bagnino possa tornare a fare il bagnino, chi faceva il dentista possa tornare a fare il dentista, chi faceva l'avvocato possa tornare a fare l'avvocato in aula, chi faceva il pizzicagnolo possa tornare a fare il pizzicagnolo. Se non torneremo velocemente alla nostra identità di base, saremo semplicemente spacciati. Tutto qua. Quindi quello che bisogna rivendicare vigorosamente è di poter tornare nei nostri studi, nelle nostre botteghe, nelle nostre fabbriche, nei nostri opifici a produrre benessere e ricchezza, anche se questo virus ormai, io credo depotenziato, si aggirerà tra di noi ancora per un po'. Ma io credo che sarebbe molto peggio pensare di prolungare, come ho sentito dire, non so con quale cognizione di causa, credo dal responsabile della protezione civile, l'emergenza di altri 6 mesi. Allora mi chiedo se non ci siano altre ragioni per questo, perché i numeri né delle morti né dei contagiati o presunti contagiati nel quadro generale ci dicono che questo non solo sia indispensabile ma neanche sia minimamente utile e sarebbe comunque tragicamente pernicioso per quello che riguarda lo stato della nazione nel suo complesso. Benissimo, io direi che con questo possiamo concludere ringraziandola veramente della serata. Grazie a voi. Per la sua chiarezza. Grazie e, a voi e anche per la sua, chi mi conosce sa che o mi si prende così o non mi si prende. No, ma difatti la ringraziamo moltissimo della disponibilità, della chiarezza e anche delle provocazioni che in qualche modo ha messo sul tavolo e che ovvietà, comunque mi creda, purtroppo delle ovvietà. No, ma comunque creda, sono sempre cose sulle quali fa bene anche riflettere a tutti, quindi la ringraziamo. Auguro a tutti con questo una buona serata e possiamo chiudere.